Come investire con successo anche piccole somme partendo da zero? Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Sono Cristina, sono la blogger di No Time for Style e oggi sono qui per la nostra ormai consueta rubrichina mensile ed è tutta dedicata alla finanza personale. Oggi in particolare vorrei affrontare un argomento che so che interessa molte di voi perché ricevo tantissime richieste di consiglio, di informazioni sia via email che per esempio in direct su Instagram, e cioè su come investire partendo anche da zero, letteralmente da piccolissimi somme, magari piccoli risparmi che riusciamo a accantonare mese dopo mese, ma farlo ugualmente con successo e rispettando tutte quelle regole che ci permettono di far fruttare i nostri risparmi. Tutti noi infatti abbiamo sogni, obiettivi, desideri, progetti e traguardi di vita che vorremmo realizzare, che ahimè almeno in buona parte richiedono anche una buona dose di risorse finanziarie che prima dobbiamo riuscire ad accantonare e possibilmente a investire, perché l'investimento oltre al risparmio che ci permette di accelerare e di velocizzare il processo che ci porta a realizzare i nostri sogni e i nostri desideri. Purtroppo però le cose non sono sempre così semplici, almeno in apparenza, perché molte volte, molte di voi me le hanno accennato, ci sono dei piccoli ostacoli che bisogna affrontare quando vogliamo iniziare a investire, soprattutto se almeno inizialmente le somme in gioco non sono poi così grandi. Per esempio, molte persone temono che per investire bene e con successo negli strumenti finanziari giusti occorra necessariamente avere a disposizione grandi somme di denaro. Oppure ancora, molto spesso si teme che la soglia di investimento, cioè il limite minimo richiesto per effettuare determinati investimenti redditizi, sia superiore a quello che abbiamo a disposizione in termini di risparmi. Altre volte ancora l'ostacolo è una certa remora nell'affrontare il discorso magari con la nostra banca, soprattutto magari appunto se non abbiamo a disposizione grandi somme di capitale, quindi temiamo, diciamo, di non essere presi sul serio come invece meriteremmo da parte della nostra banca. Oppure ancora altre volte ci sentiamo un po' insicure nel muovere i primi passi nel mondo degli investimenti perché pensiamo di non disporre delle conoscenze, delle competenze necessarie per investire bene i nostri soldi. Tutte queste naturalmente sono obiezioni perfettamente comprensibili, proprio per questo ho pensato oggi di farvi un video dove vi darò alcuni consigli assolutamente pratici e anche semplici da mettere in pratica per iniziare a investire con il piede giusto e soprattutto anche a partire da piccolissime somme. Risparmiare e anche investire senza stress, senza troppe complicazioni, in modo pressoché automatico e proprio a partire dai piccoli risparmi che magari riusciamo a mettere da parte mese dopo mese, infatti non solo possibile, ma è anche un processo abbastanza semplice e divertente. Per questo motivo oggi è con grande piacere che vorrei presentarvi lo sponsor di questo video, che è l'app Gimme 5, un'app di risparmio e di investimento che da ormai 8 anni si conquista regolarmente il podio dell'ambito premio finanziario del Sole 24 Ore, il premio alto rendimento, e di cui hanno parlato anche tantissime altre testate giornalistiche, perché è un'app che vi permette di iniziare a risparmiare e poi soprattutto anche di investire in modo pressoché automatizzato, scegliendo voi stessi quello che è il vostro obiettivo e, una volta definito l'obiettivo, stabilendo facilmente la somma esatta che volete investire e quindi trasferendola in assoluta semplicità in modo automatizzato dal vostro conto sull'app e mettendola direttamente a frutto, investendola in base a quelle che sono le vostre preferenze, i vostri obiettivi finanziari, mese dopo mese, in modo redditizio in fondi di investimento. I vantaggi offerti dall'app Gimme 5 sono davvero molto semplici. Non solo si tratta di un'app molto affermata e giudicata molto positivamente da testate giornalistiche come il Sole 24 Ore, ma è un'app che è assolutamente semplice e flessibile, che non pone alcun vincolo a chi desidera iniziare a investire. Infatti con l'app Gimme 5 potete investire quanto volete, per quanto tempo lo volete, senza alcun vincolo di sorta. Inoltre l'app Gimme 5 non prevede alcun importo minimo, siete voi stessi a stabilire la somma iniziale da cui partire, che può essere
essere assolutamente limitata. Potete partire infatti a investire già da 5 euro. 5 euro non sono niente, sono magari dei piccoli risparmi che riusciamo a fare quasi senza accorgercene giorno dopo giorno e che già ci permettono di dare il via a un processo di investimento che vi assicuro nel corso del tempo vi porterà a conquistarvi grandi risultati. Tra l'altro, a questo proposito, i primi 5 euro, proprio per motivarvi e incentivarvi a iniziare a investire al meglio i vostri soldi, ve le regala l'app Gimme5, per cui chiunque si iscrive, scarichi l'app Gimme5 e inizia a investire con quest'app avrà i primi 5 euro dei suoi investimenti regalati direttamente dall'app. Inoltre l'app Gimme5 vi permette di investire in modo assolutamente semplice e automatico. Infatti siete voi a dettare le regole, a decidere ad esempio quanto investire, se ad esempio 5 euro alla settimana oppure 50 euro al mese, oppure ancora se non accantonare e depositare sull'app determinate somme in occasione di ricorrenze speciali, come per esempio il vostro compleanno, un anniversario, Pasqua, Natale, qualsiasi altro obiettivo. Non solo, ma vi permette anche di definire il vostro obiettivo di risparmio di investimento, ad esempio può trattarsi dell'acquisto della prima casa, magari dovete versare un acconto e state risparmiando e investendo per raggiungere la soglia che vi serve il più rapidamente possibile, oppure vi state per sposare e volete accantonare i risparmi che vi occorrono per finanziare queste spese o tanti altri obiettivi. Un altro vantaggio che offre l'app Gimme5 è che potete investire in modo assolutamente adeguato a quella che è la vostra personalità, che sono i vostri obiettivi, a quelle che sono i vostri desideri e le vostre preferenze. Potete infatti impostare il vostro obiettivo e quindi anche decidere per esempio il livello di rischio e scegliere tra ben 14 profili diversi, come per esempio prudente, dinamico, aggressivo e via dicendo, in funzione proprio di quelli che sono i vostri obiettivi, ma anche le vostre caratteristiche personale e le vostre preferenze quando si parla appunto di investimenti. Un altro vantaggio è che per investire con l'app Gimme5 non dovete essere degli esperti di finanza. Infatti l'app stessa permette di investire in fondi di investimento che sono gestiti da professionisti del settore e quindi vantano tutte le competenze necessarie per investire nel modo giusto e con professionalità. Ma non solo, all'interno dell'app stessa trovate tantissimi articoli o tantissimi documenti che vi permettono di informarvi e di formarvi da soli in ambiti finanziari su diversi argomenti legati alla finanza, e questa che è una cosa che io consiglio sempre di fare, perché più migliorano le nostre conoscenze e più potremo fare scelte anche finanziarie veramente valide che ci portano sicuramente al successo. Insomma, i vantaggi offerti da quest'app sono veramente molteplici. Vi consiglio perciò senz'altro di testare quest'app e vi lascio tutti i riferimenti qua sotto, incluso il mio codice personale e il link al quale potete accedere all'app e anche ricevere il regalo di benvenuto di 5 euro iniziali per i vostri investimenti. Ma vediamo adesso alcuni consigli molto pratici che ho messo insieme per voi per permettervi di iniziare a investire letteralmente partendo da zero, meglio da 5 euro, da somme veramente piccolissime, e veder crescere nel tempo i vostri risparmi. Il primo consiglio è quello di darvi un obiettivo. Tutti noi abbiamo desideri, sogni, progetti di vita, traguardi che intendiamo realizzare che richiedono, ahimè, quasi immancabilmente una certa dose di risorse finanziarie. Per questo è importante quantificare il nostro obiettivo, dargli anche proprio una cifra, una somma, un importo che ci serve per realizzare quell'obiettivo e soprattutto metterlo nero su bianco, perché darsi un obiettivo e possibilmente anche una scadenza per quell'obiettivo sono cose altamente motivanti, e una volta messo nero su bianco e soprattutto tracciando nel tempo i progressi che compiremo, ci motiveremo da solo, e questo ci permetterà di velocizzare tantissimo il processo per la realizzazione dei nostri sogni e dei nostri obiettivi. Un secondo consiglio è quello di iniziare a investire il più precocemente possibile e di sfruttare il potere dell'interesse composto. Questo significa scegliere delle forme di investimento, come per esempio i fondi di investimento
come quelli offerti dall'app Gimme5, che vi permettono di investire in una forma per cui i redditi, i guadagni che andrete a realizzare nel corso del tempo verranno automaticamente reinvestiti nei fondi stessi. In questo modo il vostro capitale, invece di uscire mano a mano che si accumulerà, rientrerà immediatamente nel flusso degli investimenti e andrà a sua volta a realizzare ulteriori guadagni. Questo è il motivo per cui più tempo abbiamo a disposizione per investire, prima iniziamo a farlo e più il nostro capitale avrà modo di crescere nel tempo. Rispetto ai soldi lasciati a maturare sul conto corrente, magari con un tasso di interesse prossimo allo zero, oppure addirittura lasciati nel salvadanaio, la differenza che questo può fare grazie all'interesse composto sull'arco di più anni è veramente esorbitante, come vi mostro in questo grafico. Un altro consiglio per investire da subito e partendo anche da piccole somme è quello di pagare prima voi stessi. È incredibile cosa riusciamo a realizzare se invece di aspettare puntualmente fine mese per vedere cosa ci avanza sul conto corrente e poi decidere semmai se investirlo, se lo facciamo subito, non appena riceviamo i nostri soldi, ad esempio il nostro stipendio, gli altri guadagni, diciamo, delle nostre varie attività lavorative. Non appena riceviamo i nostri soldi sul conto, dovremmo abituarci ad accantonarne immediatamente una parte, in modo che piano piano nel tempo la cosa diventa talmente automatica, talmente naturale, che non ci accorgeremo nemmeno più di accantonare una parte sotto forma di risparmio e di investirla direttamente. Tra l'altro questa è un'operazione che l'app Gimme5 rende estremamente semplice fare, perché possiamo automatizzare il trasferimento dal nostro conto corrente verso l'app e quindi investirlo in modo automatizzato. Però mi raccomando, comunque decidiate di investire i vostri soldi, fatelo all'inizio del mese, mai alla fine del mese, perché quello che succede immancabilmente è che se abbiamo a disposizione un tot sul nostro conto, questa cifra verrà irrimediabilmente spesa. Un altro consiglio è quello di automatizzare il più possibile il processo di risparmio e quindi anche di investimento. La cosa ideale è appunto dare per esempio un ordine permanente alla nostra banca, oppure di farlo tramite un'app, appunto di accantonare ogni mese una certa somma fissa. Questo infatti ci permette di rendere l'intero processo indolore, non ci penseremo più, ci abitueremo semplicemente a vivere con quanto rimane dopo l'accantonamento fatto sotto forma di risparmio o dopo la somma investita, e quindi ci abitueremo anche a un livello di vita adeguato che ci permette anche di risparmiare. Quindi più la cosa è automatizzata, più è semplice per noi, meno ci crea problemi e più è probabile che andremo avanti sulla strada giusta. Un altro consiglio importante è quello, soprattutto magari se siamo giovani o se i risparmi a disposizione non sono tanti, ma stiamo appunto parlando di piccole somme, è quello di iniziare a risparmiare, a investire un po' alla volta e poco per volta, seguendo un po' i nostri ritmi e anche gli altri obiettivi magari finanziari o monetari che abbiamo nella nostra vita. Questo da un lato ci permette di iniziare a prendere anche dimestichezza con la realtà degli strumenti finanziari, imparare cosa significa investire, motivarci vedendo i piccoli risultati, e questo piano piano poi ci permetterà di aumentare anche le somme risparmiate e poi investite piano piano nel tempo, anche seguendo quello che è il nostro ciclo di vita, perché è facile che magari se siamo più giovani le somme a disposizione sono poche, eppure ci sono fasi della vita in cui i risparmi prendono altre destinazioni e poi però seguono anche fasi in cui abbiamo più margini finanziari da destinare agli investimenti. Quindi il modo migliore è farlo subito, farlo magari partendo da piccole somme, ma senza aspettare troppo. Un altro consiglio che mi sento di darvi è quello di fare un budget. Spesso la parola budget spaventa moltissime persone, che si immaginano subito magari dei grafici o delle enormi tabelle complicate in Excel, ma un budget può essere fatto addirittura prendendo carta e penna, semplicemente elencando da un lato tutte quelle che sono le nostre uscite abituali e dall'altro quelle che sono le nostre entrate ricorrenti, e poi mettendo a confronto le due colonne. Ma il budget permette anche di fare un'altra cosa importantissima quando vogliamo investire, soprattutto magari per aumentare le piccole somme nel corso del tempo e quindi farle crescere e destinare all'investimento somme sempre più grandi. Infatti una volta che avremo nero su bianco la colonna delle nostre uscite, potremo andarle a analizzare, potremo vedere magari se ci sono delle spese che per esempio possono essere eliminate del tutto perché non sono assolutamente necessarie, oppure magari noteremo che ci sono altre voci di spesa che possono essere rimpiazzate
interessate magari da qualcosa, da un servizio, da un prodotto che ci rende lo stesso identico servizio, magari a un costo inferiore. Questa analisi è molto importante e io vi assicuro che finché non ci sforziamo di fare un piccolo budget di questo tipo, difficilmente andremo a farla. Mentre invece vedere proprio tutte le nostre uscite regolari nero su bianco ci permette di farlo spesso nel giro di mezz'ora, un'ora. Magari sediamoci insieme agli altri familiari, nostro marito, nostra moglie, ai nostri figli e vediamo insieme. Può essere anche quasi un gioco divertente e anche molto educativo nel caso appunto di figli. Per vedere dove è possibile tagliare. A questo punto quello che possiamo fare è destinare le somme che abbiamo liberato in questo modo all'investimento per vederlo crescere ancora di più nel tempo. Un ultimo consiglio, questo io trovo sempre che sia altamente motivante, è quello di tenere sotto controllo i vostri progressi e i vostri risultati. Un'app come Gimme 5 vi permette di tracciare quotidianamente, direttamente dall'app, i vostri progressi e i vostri risultati. Ma potete farlo anche in una chiave più vasta, magari tenendo le vostre tabelline con Excel o con un altro programma analogo per vedere come crescono nel tempo i vostri risparmi se iniziate appunto a investire. Io trovo che questa tracciabilità degli vostri investimenti, dei progressi finanziari che compirete nel corso del tempo sia altamente motivante. Dopo un po' diventa quasi un piccolo rituale, magari settimanalmente o anche solo mensilmente, vedere come crescono i nostri soldi nel corso del tempo e questo senz'altro ci motiverà a trovare nuovi modi magari abbastanza creativi per aumentare le entrate oppure ridurre un pochino le nostre uscite e quindi avere più mezzi finanziari da destinare all'investimento. Ecco, questi sono 7 consigli pratici per iniziare a investire anche partendo da piccolissime somme, perché veramente lo possono fare tutti e anche se le somme in gioco inizialmente sono piccole, io vi assicuro che per effetto dell'interesse composto, per effetto proprio dei meccanismi stessi di questi investimenti, è bellissimo vedere crescere i nostri risparmi a una velocità che nessun salvadanaio, nessun conto corrente potrebbero mai fare. Per cui vi consiglio senz'altro di iniziare, di entrare anche voi nel magico mondo della finanza e dell'investimento, anche se poco per volta, ma è veramente un processo affascinante. In tutto questo l'app Gimme 5 è veramente un salvadanaio elettronico assolutamente geniale, perché permette non solo di farvi definire un obiettivo, di aiutarvi a risparmiare, di automatizzare l'intero processo, ma anche e soprattutto di investire in modo assolutamente flessibile, partendo da somme piccolissime, anzi con i primi 5 euro regalati, e poi soprattutto in base alle vostre preferenze, alla vostra personalità di investitori, ma anche ecco, in base a quelli che sono i vostri obiettivi. In qualsiasi momento è inoltre possibile aggiungere ulteriori risparmi, modificarne ad esempio il ritmo, la cadenza, oppure anche farsi rimborsare gli importi investiti e risparmiati. In questo modo nel tempo sarà possibile costruirsi un bel gruzzoletto e vederlo crescere sotto i propri occhi letteralmente nel corso del tempo. Vi invito senz'altro a fare una prova, se la fate sono curiosa, ditemi qua sotto com'è andata, cosa avete scelto come obiettivo di investimento, perché sono veramente curiosa e adoro soprattutto scambiare qualche idea sui nostri obiettivi e le nostre scelte di investimento. Fatemi sapere com'è andata, spero che questo video vi sia stato utile, se è così vi invito senz'altro a mettermi un bel pollicione su, un bel like per supportarmi un po' e naturalmente anche a iscrivervi a questo canale per non perdervi neppure i video che farò in futuro. E con questo vi saluto e vi auguro un'altra splendida giornata. Ciao!